Buongiorno, bentrovati a questa conferenza stampa di presentazione, la quale saluto cordialmente anche il nostro mister, presentazione di Lucerna-Lugano, 32esimo turno di campionato che ci vedrà impegnati domenica alle 14.15 alla Swissport Arena. La lista degli indisponibili è abbastanza lunga e prevede lo Sabatini, Jonathan, squalificato, e gli infortunati Mai, De Queiroz, Aidari, Mau, Daprelà e Babic. Detto questo, parola a Claudio per rompere il ghiaccio. Mattia, partirei dall'attualità di ieri, quello che è successo ieri. Quanto sei fiero e orgoglioso di aver allenato gli ultimi anni Lovric, dopo il gol che ha fatto ieri col Napoli in quel modo? Soprattutto. Io l'avevo capito subito, non ti preoccupare. No, Lovric, l'ho detto ultimamente anche in un'intervista, è un bel esempio da prendere per tutti i prossimi giocatori che arriveranno qua a Lugano, i giocatori che giocano nel Lugano attuale, giovani. È un ragazzo che ha faticato i primi due anni, mentre al terzo è uscito fuori alla grande. Dunque è un bel esempio per far vedere che non è mai semplice, però che con il lavoro, che con il sacrificio si possono ottenere risultati. Evidentemente per noi è anche un bel bigliettino da visita, perché comunque si fa vedere che qui a Lugano si può lavorare bene, può essere un trampolino di lancio interessante, perché Lovric quest'anno non ha fatto quello che magari giocatori come Cernogoy o Gonic hanno fatto negli anni passati, che erano passati dalla Serie B italiana, ma è passato direttamente dalla Serie A, e dunque è sicuramente un bel biglietto di visita della società per i prossimi giocatori che arriveranno a Lugano e per i giocatori su cui abbiamo investito quest'estate. Da uno sloveno all'altro, quanto pensi che influiranno le indiscrezioni degli ultimi giorni riguardanti Zelar allo Young Boys, in vista anche della finale di Coppa? Guarda, ho appena ricevuto 3 foto dell'interessamento dell'Anderlecht e suo amore, dunque è normale. Sono giocatori interessanti, dunque ci sta che in questo periodo della stagione, un mese dalla fine, ci siano voci di mercato, però sono tutti giocatori professionisti, sono giocatori senza con un contratto ancora in essere, dunque non c'è nessun tipo di problema, perché qualora dovessero andare in una di queste società devono avere a che fare con la nostra società, dunque di problemi non ce ne sono, sono professionisti, e dunque gli obiettivi individuali in questo momento della stagione sono sicuramente minori degli obiettivi grandi che abbiamo, dunque la situazione onestamente è sotto controllo. Io ho 2 domande che forse sono connesse. In vista di domenica, come si sostituisce Sabatini, che è salta la prima partita di questa stagione, e tu hai elogiato nell'ultima partita anche la disponibilità di Bottani di giocare o contro il San Gallo, di giocare anche a centrocampo per dare là la costruzione dell'azione, ecco. Può essere una soluzione Bottani centrocampista, e come sostituisci? Sì, abbiamo diverse soluzioni. La prima è sicuramente riportare Dumbia a centrocampo, perché l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore chiave nello Zurigo, l'ha dimostrato tutte le partite che ha fatto quest'anno. Dunque, con lo spostamento, il ritorno di Dumbia nella sua posizione, abbiamo già risolto, tra virgolette, tutti i problemi. Bottani è un giocatore che più tocca palle, più comunque riesce a far girare la squadra. Tante volte quest'anno l'ho anche sacrificato magari sull'esterno, come la partita contro il Sion, però è un giocatore che, l'ho sempre detto, per me fa giocare meglio la squadra quando si abbassa, più possibilità di toccare palloni. Dunque sicuramente è un ruolo in cui l'avevo già fatto giocare la prima partita di quest'anno col Sion, in quel 4-3-3, è un giocatore che giocando più dietro ha più possibilità di entrare nel gioco, ecco. Sicuramente è una carta che possiamo giocarci in queste ultime partite. Giusto, Aidari è fuori, vero? Diceva prima. Sì, abbiamo fuori tutti i nostri difensori centrali, Aidari, Daprelà, Lucas Mai, dunque l'unico. Esatto, sì, l'abbiamo domandato, stai già rispondendo. L'unico rosa al momento è Rizzi, però abbiamo la possibilità
di adattare Arrigoni, di abbassare Dumbia. Noi con l'arrivo di Espinosa comunque abbiamo anche un'alternativa là sulla destra, dunque Allan può giocare tranquillamente centrale, abbiamo Facchinetti che ha già dimostrato di poter giocare in una difesa 3, come dunque non devo solo scegliere al meglio. Non so ancora bene onestamente la formazione di domenica, perché D'Aprela ha provato a giocare fino a oggi, era uscito malconcio dalla partita di sabato sera contro il Grasshopper, ha provato a esserci, però oggi abbiamo preferito rinunciare per non rischiare un eventuale grosso infortunio, perché comunque ha un piccolo infortunio muscolare che, se preso al momento giusto, fa sì che la sua assenza non sia più di una o due partite. Ecco. Se sarai costretto a spostare Dumbia a centrocampo, vuol dire che giocherai a 4 dietro. Ma è un'opzione, abbiamo iniziato la partita col Servetta a 4, abbiamo giocato con il Sione, abbiamo vinto a 4, col San Gallo abbiamo iniziato a 4, non erano andate bene le cose, ho girato la formazione, dunque vediamo un attimino qual è la miglior modo per far male al Lucerna. È un Lucerna che comunque quest'anno ha cambiato diverse variabilità del loro gioco, tante volte hanno giocato con un trequartista e due punte, tante volte con un numero 10, tante volte con un 4-3-3, dunque sicuramente è una squadra con cui noi dobbiamo prepararci a giocare con più moduli, almeno difensivi, per non entrare in difficoltà. È il periodo in cui senti più entusiasmo legato a Lugano, al di là dei risultati, della squadra che gioca bene, dei 5 gol che non sono cose, e ci sono i 9.000 e penso più biglietti già venduti. È il tuo momento più entusiasmante? Ma devo dire che la storia di questi ultimi anni mi dice che dopo le semifinali di Coppa c'è sempre tanto entusiasmo. Già l'anno scorso, dopo il Lucerna, comunque si era percepito tanto calore, ed è quello che stiamo sentendo anche quest'anno. Sono partite a modo suo abbastanza epiche, se pensiamo a essere andati ai calci di rigore, a esserci farti rimontare due volte al 90esimo, e questo sicuramente ha mostrato a tutti che siamo una squadra con un carattere incredibile, una squadra che non vuole mollare. Sicuramente abbiamo un po' di entusiasmo, l'abbiamo generato, ecco. Evidentemente vincere 3 partite in una settimana inglese a me non era mai successo, dunque sicuramente c'è tanto entusiasmo, ma noi abbiamo i piedi veramente ancorati bene per terra, perché sappiamo che adesso il destino è completamente nelle nostre mani. Io l'avevo detto prima di queste 3 partite, noi quello che ci giocavamo quella settimana era quello. Adesso abbiamo tutto nelle nostre mani, non dipendiamo da nessun altro, sappiamo che se facciamo i risultati che vogliamo arriviamo davanti a tutti, tra virgolette, dietro Young Boys. Sappiamo che la partita di Coppa ce la possiamo giocare, e dunque questa sensazione è sicuramente una sensazione che ha dato forza al gruppo. Tu non hai mai nascosto le ambizioni tue e del tuo gruppo, no? Con la voglia di andare sempre un passo oltre. Non hai mai avuto il retropensiero di dire, vabbè, forse mi conviene tenere un profilo un po' più basso, così se le cose vanno male nessuno può dirmi niente? Non hai mai avuto un po' questo timore? Perché ci sono altri ambienti, altri allenatori che preferiscono stare magari un passo indietro e vedere un po' cosa succede, no? Ma io mi ricordo molto bene cosa ti avevo risposto, penso, alla conferenza stampa dell'anno scorso, quando mi chiedevi: Croce, se perdi la finale arrivi quarto in campionato, magari dicono che non sei un bravo allenatore. Mi ricordo che la domanda me l'avevi fatta te e ti avevo risposto: però se vinciamo cosa succede? Dunque la verità è che non bisogna nascondersi mai. Qui siamo qua perché vogliamo ottenere dei risultati. Sicuramente non vengo qui al campo per arrivare quinto, sesto in classifica, non vengo qua al campo per farmi eliminare dal Winterthur, il Sion, al Servette in Coppa Svizzera. Noi qua abbiamo un obiettivo preciso, è vincere sempre. Poi sappiamo che non lo possiamo sempre fare, sappiamo che abbiamo dei limiti, però non vedo perché devo essere qua a mandare dei messaggi di una persona che si accontenta o che ha paura. Io non ho paura di nessuno, io devo trasmettere questo alla mia squadra. Poi so che posso perdere, devo accettare la sconfitta, però ecco, la mia squadra deve sempre pensare che abbiamo obiettivi alti, perché sennò veramente, cioè alla fine è la benzina che
che mi nutre un attimino, un po', mi conosci da una vita, se devo venire qua a nascondermi davanti a voi che mi conoscete tutti i giorni, che mi vedete un giorno sì, un giorno no, penso che sarei un bugiardo, ecco. Dunque preferisco essere sincero e poi se mai prendermi una bella suonata se le cose non vanno bene. Senti, a proposito di mercato, abbiamo capito, saputo nell'ultima settimana che Mansueto ha messo 15-16 milioni in un anno dentro il Lugano e abbiamo visto i dati relativi al mercato, no? Lugano che ha speso 5 milioni e qualcosa, ha incassato poco più di mezzo milione. In prospettiva questo, uso ancora la parola, ti spaventa un po', perché comunque arriverà il momento in cui bisognerà anche fare mercato in uscita e non solo in entrata, dopo che i giocatori sono stati valorizzati, ecco. Dunque in proiezione l'idea magari di perdere giocatori importanti ti disturba, ecco, mettiamola così. Ma penso che non disturba l'allenatore dello Young Boys, e Basilea difficilmente può disturbare l'allenatore del Lugano. Il nostro campionato è un campionato che deve essere un trampolino di lancio per teatri più speciali. Dunque sappiamo che chi viene qua non viene qua per rimanere a lungo a Lugano, sappiamo che chi viene qua è perché ha fame di migliorare, ha fame di diventare un giocatore importante, però l'importante è che per noi quella fame si trasforma in concentrazione, in attitudine, in voglia di fare risultati con il Lugano. Poi dopo se chi arriva qua e fa un percorso di 2 anni, di 3 anni, aiutando questa squadra alla grande, per noi va benissimo così, come va bene per lo Young Boys che lascia partire gli Ebischer, gli Efti, l'altro giorno i Zesiger di turno, come va bene al Basilea che ha lasciato partire fiorfiori di talenti. L'importante per me è che se riusciamo a fare queste operazioni, Lugano diventa appetitoso per ancora tanti giovani di valore. Tante volte negli ultimi anni qualcuno ha rinunciato a venire a Lugano perché pensava che non eravamo veramente una piazza dove si potesse fare il grande salto. Se noi riusciamo veramente a portare qualche giocatore in un ambiente più alto, sicuramente si moltiplicano gli aspetti positivi. Per esempio, per me come allenatore è una gratitudine, io vengo al campo per questa cosa qui, per migliorare i ragazzi, dunque la vedo come una soddisfazione personale di me e dello staff. Per la società è una soddisfazione perché vuol dire che ha scelto la persona giusta, per i compagni, perché credetemi, prima si parlava di Lovric, ma quanti compagni seguono le geste degli ex compagni passati da qui con piacere? Dunque si possono creare delle dinamiche molto positive. L'importante è, come ho detto in questi giorni, che la squadra e la società vuole rimanere ambiziosa. Rimanere ambiziosa vuol dire vendere per poi essere bravi a pescare ancora altri nuovi talenti che aiutino il Lugano. Se in difesa hai qualche problema, in avanti invece ti trovi a dover scegliere che qualcuno dovrà rimanere in panchina, o i tre titolari di domenica scorsa o Sela che rientra. Penso che lui aspetta solo questo momento. Sì, ma questa qua è la cosa positiva che Lucerna perde Sorgic e dunque ha sicuramente meno possibilità di noi, ha tantissimi giovani di valore della 21 che gli stanno dando una mano, da Villiger a tutti quelli che stanno giocando adesso. Noi abbiamo la fortuna adesso di avere delle possibilità importanti anche dalla panchina, e l'abbiamo visto in queste giornate quanto è importante riuscire a avere giocatori che entrano e risolvono la partita. Valenzuela col Sion era in panchina, è entrato, ha fatto gol. Bislimie col San Gallo era in panchina, è entrato, ha fatto gol. Sera la prima palla, è entrato dalla panchina, ha fatto gol. Dunque lo dico sempre, nel calcio di oggi con 5 cambi avere una panchina importante ti può aiutare. In difesa siamo tirati, ci inventiamo qualcosa cercando di trovare le soluzioni giuste. Invece questo è il momento dove grazie a delle situazioni inaspettate, perché nessuno 3 mesi fa qua si aspettava di avere una Liseda in questo stato, nessuno qua si aspettava una maturità di Amora che invece ha fatto vedere nelle ultime giornate. Quante volte qui ho sentito
comunque criticare Renato Steffen, che invece ci ha messo le sue per tornare a essere un giocatore che fa giocate decisive, perché ha già fatto 7 assist, non sono pochi 7 assist, no? Per non parlare di Selar, per non parlare comunque di Bottani, che ha fatto di tutto per ritornare, che con lui in campo abbiamo vinto sia Sion che San Gallo delle partite importanti. Dunque bene che la squadra sia cresciuta, perché alla fine è in questo momento che si tirano i conti, ed è meglio avere giocatori a disposizione adesso. È meglio che io non dorma la notte perché non so chi far giocare fra sera Ramora, Steffen, Alisede e Bottani, che essere qui a dire e adesso cosa mi invento che lì davanti. Mi rifaccio un articolo di Luca Sciarini in cui diceva: non è più il Lugano di Bottani. E forse questo un po' si percepisce anche in un aspetto positivo, no? Con quei ragazzini che si entusiasmano anche per Aliseda, per Selar, per Amoura. Hai anche tu questa sensazione che oggi il Lugano non è più visto solo come Bottani, ma si è allargato, e anche a livello tecnico cambia qualcosa questo? Ma ci sono due cose. Sicuramente io non devo tutte le volte venire qui a difendere Mattia Bottani, perché io so quanto è importante per la mia squadra, io so quanto è importante nei miei pensieri tutti i giorni. Dunque io so che quando lui sta bene è un giocatore che tante volte ha fatto la differenza, che con me nelle partite vere onestamente ne ha sbagliate pochissime. E poi è un ragazzo anche di una grande generosità e disponibilità, e l'ha fatto vedere settimana scorsa per l'ennesima volta a San Gallo, quando addirittura ha giocato un tempo davanti alla difesa senza cambiare la sua mentalità e la sua voglia di giocare. Poi fa molto piacere, ed è questo, mi riallaccio alle tue parole, che anche i giovani, i ragazzi del settore giovanile o chi ci segue adesso si emozioni a vedere giocare una Liseda o una Mora, perché vuol dire che il tasso tecnico della mia squadra è cresciuto. L'anno scorso tante volte giocavamo con un attaccante solo, Selar e Bottani dietro le punte, quest'anno ci siamo permessi di andare a giocare a San Gallo e Servette con 4 attaccanti. Dunque vuol dire che qualcosa stiamo cercando di fare. Più giocatori, alla fine sono quelli i giocatori che piacciono ai bambini, eh? Dunque è bello riuscire a portare anche questo spettacolo a Cornaredo, però ecco, non la vedo come un passo indietro nei confronti di Bottani, che alla fine la gente si è riconosciuta tanto in lui perché comunque era il ragazzo del posto e deve essere così. Però è bello che anche tanti nuovi elementi iniziano a farsi apprezzare, perché alla fine più entusiasmo c'è, meglio è per tutti. Sentire che Michele Campana dirmi abbiamo venduto gli stessi biglietti l'anno scorso dopo una settimana, a me mi riempie il cuore, mi carica come una molla, non vedo l'ora di giocare a questa partita. Dunque vedere più bambini che si interessano per altri non è male, così almeno alla fine non devo sempre far stampare solo magliette di Bottani. Ieri ne ho stampata 2 di Belagi, mi ha fatto piacere, una di Aliseda, dunque se no era sempre le solite, Sabatini e Bottani. Belagi. Grazie. A proposito di vendita di biglietti, 9.387 la cifra in chiusura della giornata di ieri, cifra che nel frattempo è sicuramente aumentata con la giornata di oggi perché c'era abbastanza traffico ancora. Ci stiamo avvicinando a grandi passi ai 10.000. Ma comunque per ora rimaniamo concentrati sul campionato. Piacere di vedervi a Lucerna domenica. Ricordate che c'è una fiera importante con disagi al traffico, partite per tempo. Grazie mister, buon fine settimana.